Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio. Apriamo parlando della Superlega. La Corte di Giustizia Europea ha dato ragione alla UEFA. Resta da capire ora se Juventus, Real Madrid e Barcellona saranno sanzionate. In casa Juve, Bonucci e Chiesa si fermano. Il difensore bianconero verrà rivalutato tra 10 giorni. L'attaccante alle prese con dei fastidi muscolari. Bonucci salterà dunque la partita amichevole di domani a Londra contro l'Arsenal. Anche Federico Chiesa e Dusan Vlahovic salteranno l'amichevole a seguito dei fastidi muscolari usati negli ultimi giorni. Lo staff bianconero ha deciso di lasciare precauzionalmente a riposo i due attaccanti. Allegri spera di riaverli a disposizione per la ripresa del campionato, con la prima giornata del 2023 fissata per il 4 gennaio a Cremona. Granata molto impegnati sul mercato d'inverno. Il Torino piomba su Juranovic. Il Celtic è avvisato. Juric si scalda per il terzino destro, compagno di squadra di Vlasic e suo connazionale. Tempo scaduto invece per Sanabria, servono i gol. L'attaccante paraguayano garantisce molto movimento, crea spazi per i compagni, ma il Toro ha bisogno che dia un contributo più concreto. La ripresa di gennaio potrebbe essere decisiva per lui. Nella pallavolo, netto successo per la Reale Mutua Fenerbahçe nei sedicesimi della Challenge Cup. Le bianco-blu superano le polacche per 3-0. Primo set a favore delle padrone di casa, equilibrata la seconda frazione, mentre nella terza le ragazze di Bregoli piazzano l'allungo decisivo per la vittoria. È tutto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.